Mister, quest'oggi è arrivato il primo KO casalingo dopo 7 vittorie consecutive in una partita aperta ad ogni risultato contro la sua ex squadra, il Terracina. Sì, peccato, mi dispiace, cioè dispiace proprio per questo contro la mia ex squadra, avrei voluto comunque ben figurare, comunque abbiamo ben figurato perché la prestazione è stata una prestazione importante, è stata una partita aperta a qualsiasi tipo di risultato, una partita ben giocata da entrambe le squadre, ho visto determinazione, ho visto bel gioco, ho visto forse qualche errore di troppo, ma questo fa parte del gioco del calcio e gli errori poi hanno, diciamo, hanno determinato il risultato. Primo tempo chiuso in parità, poi 5 reti complessive con il 3-2 finale per il Terracina nella ripresa. Sicuramente la differenza l'ha fatta Flavio Marzullo con quei due calci di punizione. Beh, sì, Flavio Marzullo lo conosco molto bene, è un ragazzo che ha delle qualità importanti come tanti dei nostri giocatori. Ha avuto due chance, ha fatto due gol. Cosa dire? Sicuramente ribadisco che sono stati episodi che hanno fatto la differenza in una partita, ribadisco, molto, molto ben giocata. Ora chiaramente subito la testa alla trasferta di Isola Liri e poi il big match con il San Cesario. È ovvio che è una partita di cui dobbiamo solo prendere la prestazione, il risultato purtroppo ci vede penalizzati, però dobbiamo immediatamente proiettarci a quello che sarà il match, questo match importante contro l'Isola Liri e come tutte le cose positive o negative vanno dimenticate perché fanno già parte del passato.